Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Come potete vedere ho cambiato postazione, sono dall'altra parte del letto, anche perché dallo sfondo che vedete alle mie spalle ho cambiato qualcosina nella stanza, un po' di mobili li ho spostati, li ho invertiti e quindi ho deciso di cambiare anche postazione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace o se preferite quella precedente. E un'altra cosa che ho cambiato è stato l'obiettivo della mia reflex. Ho acquistato circa una settimana fa su Amazon un nuovo obiettivo per la mia Canon. Questo, a differenza di quello precedente, è un obiettivo focale fissa e mi sta piacendo tantissimo per quel poco che l'ho utilizzato, perché praticamente questo è il primo video che sto facendo con questo nuovo obiettivo, però devo dire che ho già provato a fare qualche scatto, qualche piccola ripresa per vedere l'effetto, il risultato finale, e sono veramente super soddisfatta dell'acquisto che ho fatto. Adesso però non mi perdo più in chiacchiere, perché altrimenti il video diventa super lungo. In questo video voglio mostrarvi, oggi voglio parlarvi dei miei gioielli preferiti. Molti gioielli che andrò a mostrarvi adesso in questo video sono gioielli che utilizzo quotidianamente, mentre ho selezionato anche altri gioielli che non utilizzo tutti i giorni, ma che comunque tra tutti i gioielli che possiedo sono i miei preferiti. Parto con il mio top, il mio preferito in assoluto, che è questo braccialetto di Tiffany, quello classico con il cuoricino, quella scritta Please Return to Tiffany. Questo ce l'ho veramente da tantissimi anni e me l'aveva regalato Ste circa 4 anni fa, 4-5 anni fa per Natale. Poi col tempo, con gli anni, sono andata ad inserire quest'altro ciondolino sempre di Tiffany, che da un lato ha la classica scritta, mentre dall'altra è smaltato tutto azzurro. Questo l'ho acquistato nel mio primo viaggio a New York. Devo dire però che quando l'ho acquistato non l'avevo subito inserito con questo bracciale, ma lo utilizzavo abbinato a un altro braccialetto di Tiffany. Poi col tempo, con gli anni, anche giusto un po' per cambiare, sono andata a inserirlo in questo bracciale e devo dire che da allora non l'ho più tolto, anche perché non mi si è mai sganciato, perché a differenza dell'altro cuoricino che è già venduto con il braccialetto, questo è saldato, mentre invece questo che ho acquistato io in un secondo momento è semplicemente attaccato con un moschettone. Questi sono i moschettoni però rispetto a quelli che facevano prima, quelli precedenti. Questo secondo me è molto più sicuro e infatti non mi si è mai sganciato, e quindi da allora lo tengo sempre abbinato a questo braccialetto. E appunto, come vi dicevo, questo lo utilizzo veramente tutti i giorni, quotidianamente. Lo utilizzo anche in doccia, in piscina. L'unica cosa che tolgo è, mi capita di toglierlo più spesso quando vado al mare, ad esempio, però a Miami, adesso che ci penso, non l'ho tolto, però con l'acqua del mare a lungo andare c'è il rischio che si rovinano leggermente. Però siete sempre in tantissime che me lo chiedete, io i gioielli di Tiffany, ma in realtà tutti i gioielli in argento, li utilizzo sempre sotto la doccia, sempre, tutti i giorni, e non si rovinano. Però se volete, se vi può interessare come pulisco, come tengo puliti i miei gioielli di Tiffany, fatemelo sapere che registro un video a parte. E quindi non preoccupatevi se ogni tanto vi dimenticate di togliere i braccialetti di Tiffany, le collane di Tiffany, specialmente quelle di Tiffany, perché comunque sono abbastanza costose. E in realtà anch'io anni fa, 4-5 anni fa, quando ho iniziato ad acquistare i gioielli di Tiffany, stavo veramente molto attenta a non bagnarli, a non utilizzarli in acqua, non utilizzarli sotto la doccia, perché avevo veramente paura di rovinarli, però vi assicuro che non si rovinano, anzi, forse restano anche più belli. Comunque questo è sicuramente il mio braccialetto preferito, quello che utilizzo veramente quotidianamente, tutti i giorni. Si può dire che non lo tolgo mai, e quelle poche volte che lo tolgo capita di più in estate, perché magari ho il braccio, veramente il polso pieno di bracciali, e appunto specialmente in estate, magari con il caldo, mi danno un po' più fastidio. E questo, che è quello leggermente più grosso, con la maglia un po' più grossa, lo vado a togliere. E poi mi capita che magari la mattina dopo sono di fretta, non ho tempo per mettermi il braccialetto, e quindi magari per un paio di giorni non lo indosso. Però per quanto riguarda il resto, ce l'ho veramente sempre al mio polso. E wow, non posso più farne meno, sono veramente contenta, anche perché è un regalo affettivo. È stato il mio primo regalo, il primo regalo forse che mi ha fatto Ste. Sì, forse è stato il suo primo regalo e mi piace veramente tanto. Un altro gioiello che mi capita di indossare molto meno, e devo dire in tutta sincerità, rispetto ai braccialetti e alle collane, sono gli orecchini. Però quando li indosso mi piace indossare degli orecchini piccoli, semplici, niente di troppo elaborato, perché non mi ci vedo molto con gli orecchini grandi non li metto, si può dire che non li metto mai, mentre invece quando mi capita di indossare gli orecchini li caro sempre sui modelli piccolini, come ad esempio questi con la perla. Questi sono dei semplici orecchini in argento con la perlina, mi piacciono molto questi, li trovo veramente molto eleganti, molto raffinati, quindi ogni tanto quando voglio mettere l'orecchino vado a mettere questi, oppure, aspettate che trovo l'altro che si è perso tra tutti i gioielli che ho selezionato,
Ok, non lo trovo più, lo cerchiamo dopo. Questo di Tiffany, il classico orecchino a lobo con il cuoricino, sempre della collezione Please Return. Anche questi me li ha regalati Ste per il mio compleanno un paio di anni fa. E devo dire che quando metto gli orecchini, questi sono i miei orecchini top, quelli che metto, che decido di mettere senza pensarci due volte. Come dicevo, non sono una super appassionata di orecchini, ma quando voglio indossarli utilizzo ecco sempre questi piccolini. E un altro modello che non ho preparato, che mi sono dimenticata, forse perché li ho in borsa, perché li ho utilizzati giusto un paio di giorni fa, sono gli orecchini di Happiness Boutique, quelli con la doppia perla. Avete presente quelli con la perla dietro grande, davanti un po' più piccolini? Magari vi faccio vedere, dopo li recupero, vi faccio una ripresa per mostrarvi, per farvi capire quali intendo. Anche quelli mi capita di indossarli, sono i tre orecchini che utilizzo praticamente, quando li metto utilizzo sempre loro tre. Poi, andando avanti, sempre restando in tema gioielli, perché poi vi mostro anche qualche orologio, e sempre restando in tema di Happiness Boutique, visto che ve l'ho citato prima, mi piacciono molto anche queste collane. Aspettate che la raddrizzo, aspettate. Nel frattempo vi metto giusto un attimo il burro cacao, perché ho le labbra veramente secche e screpolate. Ok, tornando a noi, questa è, per quanto riguarda le collane un po' più appariscenti, questa è una delle mie preferite, è di Happiness Boutique, con queste pietre argentate. Mi piace molto indossata su o dei maglioni a collo alto o anche semplicemente su un vestito. Adesso è un po' complicato perché ogni volta che si si ingarbuglia un po', si gira sempre, però poi una volta indossata resta lì bella fissa, bella ordinata. Le collane di Happiness Boutique devo dire che mi piace molto. Anni fa le utilizzavo di più, queste con mega collane, collane gioiello con tante tante pietre molto appariscenti, invece ultimamente devo dire che le ho un po' accantonate. Ne ho diverse, però in quest'ultimo periodo diciamo che non le sto utilizzando. Però, sempre per quanto riguarda le collane un po' grandine, queste sono comunque dei modelli che utilizzo ancora e sono le mie preferite. Quindi la prima è questa, e l'altra è questa, sempre di Happiness Boutique. Questa a meno pietre e si presenta in questo modo. Indossate anche questa, è veramente molto bella, dà una bella luce. Ed è appunto così, sempre con le pietre chiare. La catenina è questo color oro, un oro un po' più spento. Sono tutte e due collane girocollo e indossate sono veramente molto molto carine. Entrambe appunto di Happiness Boutique. Tornando ai bracciali, questo è un altro modello che mi piace veramente molto, questa maglia intrecciata. Questi sono dei braccialetti di bigiotteria, me li avevano regalati le mie amiche per il mio compleanno diversi anni fa, e sono dei tre colori, quindi rose gold, argento e dorato, e indossati sono veramente molto belli, anche questi li trovo molto eleganti. È una maglia, anche questa, che mi piace molto, guardate come sono belli. Queste appunto sono di bigiotteria, quindi ovviamente non sono da bagnare, però fanno un effetto veramente bellissimo indossato. Non so dirvi la marca, il brand, proprio perché è un regalo, è stato un regalo, però a me piacciono veramente tantissimo questi. Si possono poi anche indossare singolarmente, a me capita quando li indosso, quando li utilizzo, di abbinarli sempre tutti e tre insieme. Però se una volta ho gli anelli soltanto dorati, metto soltanto magari quello dorato con quello bianco. Questo bianco è quello che utilizzo più spesso, diciamo, da solo, perché lo vado ad abbinare ai miei braccialetti di Tiffany, come ad esempio in questo caso altri braccialetti argento al polso, e quindi vedete come stanno molto bene insieme. Questi sono dei braccialetti leggermente, ma giusto leggermente, elasticizzati, e hanno, aspettate che mi tolgo un attimo, e hanno questi tre anellini in argento, colore argento liscio nella versione bianca, dorati e rosa ovviamente in quella rosa, per staccare da questa maglia lavorata. Mi piacciono veramente tanto tanto. Passo poi a un altro genere di gioielli, che sono gli anelli. Gli anelli, un po' come gli orecchini, li utilizzo meno rispetto alle collane e ai bracciali, però sicuramente se mi conoscete sapete che tra tutti i gioielli i bracciali sono i miei preferiti. Se devo acquistare un gioiello, al 90% ricado su un bracciale, quasi sempre. Mi piace, più sono meglio, mi piace indossarli tanti tutti insieme, li trovo veramente molto carini. Però appunto, tornando agli anelli, uno di quelli che utilizzo molto di più è questo di H&M, l'ho acquistato circa un anno fa, è un anello a fascia e c'era in abbinato anche la versione, la fedina più sottile, però devo dire che metto molto più spesso questo a fascia alta, anche perché ho le dita molto lunghe, quindi sulla mia mano preferisco gli anelli un po' più grandi rispetto a quelli sottili sottili. Questo ha la base dorata e poi c'è questa linea che taglia l'anello in verticale, e poi ci sono tutti questi brillantini, ma in realtà non sono dei brillantini, quindi non c'è il rischio di perderli, che venga via una pietrina eccetera, perché sono appunto dei brillantini, diciamo, incollati a tutto l'anello e sono rose gold, quindi
top, fantastico. L'avevo pagato veramente pochissimo, se non sbaglio sui 4-5 euro. È un anello in metallo, quindi anche questo non è da utilizzare a contatto con l'acqua. Però devo dire che nonostante tutto, nonostante l'ho pagato pochissimo e appunto nonostante sia in metallo, è rimasto comunque bello, non si è rovinato, si è giusto appena appena scolorito, ha perso un po' di colore sul dorato, nella base dorata, però per il resto è ancora bello. Passiamo agli orologi. Sicuramente i miei orologi, il mio orologio preferito è quello di Daniel Wellington. E da quando ce l'ho, ormai un annetto che ce l'ho, lo utilizzo, si può dire, quasi tutti i giorni. Una volta non li utilizzavo quasi mai gli orologi, li mettevo veramente una volta ogni morte di papa. Invece adesso lo sto utilizzando anche l'orologio quotidianamente. I miei preferiti sono appunto quelli di Daniel Wellington. Questo ce l'ho appunto da un annetto, l'ho utilizzato quasi tutti i giorni ed è ancora bellissimo. Forse appena appena il cinturino si è un po' segnato, ma veramente cose minime. Questo è quello con il cinturino nero, il quadrante bianco con i brillantini al posto dei numeri e la base, la ghiera rose gold ovviamente. E la novità di Daniel Wellington è stato invece questo orologio, e anche questo mi piace un sacco, sempre con il cinturino tutto nero. Questo è il Classic Black, è l'orologio tutto nero, c'è in due varianti, con la ghiera argento oppure con la ghiera rose gold. Io ovviamente sono ricaduta ancora per l'ennesima volta sulla ghiera oro rosa. Questo ha il quadrante leggermente più grande rispetto a questo con lo sfondo bianco e devo dire che forse lo preferisco un attimo più grande. Io appunto l'ho scelto con la ghiera rosa, che ho deciso poi di abbinare al suo bracciale. Adesso Daniel Wellington, oltre agli orologi, ha inserito anche questi braccialetti. Sono dei braccialetti rigidi con l'apertura dietro, infatti ci sono due misure, c'è la small e c'è la versione medium, la grande. Io ho scelto la versione più piccolina, anche qua l'ho scelto nella versione oro rosa, però c'è anche argentato. E poi c'è la scritta Daniel Wellington e anche questo indossato con l'orologio poi sta veramente molto molto bene, guardate com'è raffinato, elegante. Questo l'ho indossato alla laurea di Ste 2 settimane fa. E quindi, ricapitolando, questi sono i miei orologi preferiti, quelli che utilizzo veramente quotidianamente, e da quando ho questo nero lo sto indossando quasi quasi tutti i giorni, lo vado ad alternare comunque ancora anche questo bianco, che lo trovo sempre molto raffinato, molto elegante. E se vi può interessare, per quanto riguarda il Daniel Wellington, ho uno sconto, ora non mi ricordo il codice che dovete inserire, sono sicura che lo sconto del 15%, comunque sia qua sotto nell'info box, ma anche qua nella sovraimpressione del video vi lascio scritto il codice da utilizzare per avere il 15% di sconto su tutti gli orologi e anche su questi bracciali di Daniel Wellington. Tornando alla categoria collane, ovviamente potevo non inserire il mio nuovo acquisto, il mio nuovo new entry di Tiffany, ovviamente no, da quando ce l'ho è una delle mie collane preferite, è questa, la collana girocollo, la collana con 40-42 cm di lunghezza, ora non ricordo nel dettaglio, la catenina in argento e il cuoricino in argento, questo più piccolino con la scritta sempre Please Return to Tiffany. Ho scelto la versione con il cuoricino più piccolo perché lo trovo molto elegante, molto raffinato rispetto a quelli con il cuore un po' più grande. Poi ho fatto anche questa scelta perché in realtà ho altri cuoricini sempre di questa linea, singoli, senza catenina, quelli da inserire o ai bracciali o alle catenine, e ho anche quello in edizione limitata di Soho, e quindi magari ho pensato posso anche andare ad alternare i ciondolini. Ecco perché ho scelto di prendere questo più piccolino, proprio perché quelli un pochettino più grandi in realtà già li avevo. E anche questa, ragazzi, indossate, molto molto bella, e ve l'ho inserita anche nei preferiti dell'ultimo periodo, che magari vi lascio qua nelle schede se ancora non l'avete visto. Poi le ultime due cosine che mi restano da mostrarvi sono sempre, fanno sempre parte della categoria bracciali, ovviamente. Il primo è questo bracciale con la maglia, veramente guardate, grandissima. Questo è in metallo, è in bigiotteria, però sembra argento non rodiato. Questo colore, preferisco l'argento, il colore dell'argento non rodiato rispetto al colore dell'argento classico, come quelli appunto i braccialetti di Tiffany. Questi sono tutti in argento non rodiato e li preferisco perché sono più chiari rispetto al classico argento. Questo appunto è in metallo, ha le maglie veramente grandissime. E indossato anche questo, mi piace molto. Questo lo indosso però da solo perché, come potete vedere, è molto appariscente, molto grande, quindi mi piace indossarlo da solo. E un'altra cosa che mi piace dei bracciali, sapete qual è? È il rumore. Mi piace questo tintinnio dei braccialetti, insomma il tintinnio al polso mi piace molto, e questo, sentite il bel rumore che fa. Comunque, a parte questo, questo è un altro dei miei braccialetti preferiti. Poi l'ultimo ovviamente è il Pandora, anche questo me l'ha regalato Steve, me l'aveva regalato per Natale 2 anni fa,
me l'aveva regalato, appunto, mi aveva regalato il braccialettino e il ciondolino a forma di cuoricino, poi io col tempo sono andata ad inserirli e adesso praticamente è quasi pieno e non vado più ad aggiungere nessun charms perché non dico che mi è stretto, però c'è giusto qual mezzo centimetro di spazio, quindi sennò poi mi resta troppo, troppo aderente al polso. Per questo motivo ho deciso di non acquistare più altri ciondolini e quindi è al completo. Questo l'ho completato. Questo, se non sbaglio, è nella misura 17, non è la più piccola, ma è quella subito dopo. E quando me l'ha regalato, quindi quando aveva soltanto un ciondolino, mi stava perfetto, forse anche appena appena morbido, diciamo. Ma adesso che l'ho riempito completamente, o quasi del tutto, mi si è un po' stretto, si è un po' striminzito e quindi ecco, ho deciso di non inserire più altri ciondolini perché sennò veramente non mi passa più dal polso. E come l'ho composto? Cosa ho aggiunto? Allora, Ste appunto mi ha regalato il cuoricino classico liscio, poi io col tempo ho acquistato la borsina con la scritta Pandora, con il fiocchettino, e questa la trovo veramente molto molto bella. Poi ho preso la macchina fotografica, ovviamente potevo non avere la macchina fotografica, ovviamente no. Poi ho scelto il cupcake con la puntina in oro, 14 carati, 9 carati, non ricordo. Poi ho scelto una clip, ed è l'unica clip che ho in questo bracciale, questa tonda con la scritta Pandora. Poi ovviamente il fiocchettino femminile top. Poi ho scelto il mondo con i cuoricini, all'interno dei cuoricini ci sono dei brillantini, degli zirconi. Questo l'ho preso visto che mi piace viaggiare, quindi è inerente ai viaggi. Poi il quadrifoglio come simbolo di portafortuna. E poi c'è la valigia, questa me l'aveva sempre regalata a San Valentino e me l'ha regalata qualche giorno prima del nostro viaggio a Londra. E poi ovviamente l'aeroplanino, sempre inerente ai viaggi, sapete che a noi piace spesso viaggiare, quindi ho deciso di acquistarlo. L'ho composto, come potete vedere, con tutti, con i charms tutti argento, non c'è un colore, ci sono pochissime pietre, le pietre vengono veramente proposte soltanto nel ciondolo del mondo, insomma, e basta praticamente, sì. Ma sono talmente piccoli questi zirconi, questi brillantini, che praticamente non si vedono neanche. E ho scelto di realizzare questo braccialetto tutto in argento perché mi piaceva abbinarlo con tutti i miei braccialetti di Tiffany. Vedete al polso che ho sempre i braccialetti argento senza pietre, anche perché con le pietre c'è il rischio che magari vengano via, insomma. Mentre invece lisci non succede mai niente. E quindi alla fine ho deciso di comporlo tutto in argento. Poi magari più avanti vedrò se acquistarne un altro e magari farlo sul tono del rosa, non lo so. Per ora non è in programma, quindi va bene così. E questo è un altro di quei braccialetti che indosso non proprio quotidianamente, non tutti i giorni, ma 5 giorni su 7, sì, quindi quasi tutti i giorni anche questo. E sono contenta di averlo completato e sono anche molto contenta, mi piace molto anche come è uscito alla fine, come risultato finale, insomma, mi è piaciuto. E basta, niente, quindi vi ho mostrato tutti i miei gioielli preferiti, quelli che utilizzo di più. Spero che vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e come sempre ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!